l'utilizzo, la definizione di un'interfaccia per una non semplice calcolatrice, una calcolatrice proprio banale che fa solo due operazioni e vi ho fatto vedere come creare la documentazione di questa interfaccia. Poi abbiamo visto che a partire da questa interfaccia si possono creare delle classi concrete. Quindi abbiamo creato la classe concreta calcolatrice IMPL, che è implements calcolatrice. Nel momento in cui scriviamo implements calcolatrice, significa che dobbiamo andare a fornire l'implementazione di ogni metodo dell'interfaccia. E difatti Eclipse ci aiuta perché ci dà errore, quindi adesso posso cancellare un attimo. Qui, se non scriviamo niente, ci dice che dobbiamo aggiungere i metodi non implementati e se clicchiamo su questa opzione ci propone già almeno l'intestazione dei metodi e poi noi andremo a scrivere il codice internamente. Ed è quello che abbiamo fatto, quindi calcolo, addizione e potenza. Poi vi ho detto, supponiamo che, ovviamente l'esempio è molto semplice, quindi non è così significativo, però supponiamo che a un certo punto si decida che invece di utilizzare questo ciclo for per calcolare la potenza di base esponente dati, si voglia cambiare metodo di calcolo utilizzando un metodo della classe math e quindi ho creato una seconda implementazione, la classe calcolatrice, sarebbe Nounced. E questa classe infatti ha il metodo add uguale alla classe precedente, mentre il metodo pow viene implementato utilizzando il metodo pow della classe math, che però poi deve, il cui risultato deve poi essere convertito in intero perché il nostro metodo restituisce un intero. Allora, il vantaggio di utilizzare le interfacce come tipi di dati, invece di usare le classi concrete, calcolatrice IMPL e calcolatrice IMPL Enhanced, sono classi concrete. Il vantaggio è che io posso andare a scrivere un programma che definisce una variabile di tipo calcolatrice, quindi calcolatrice è l'interfaccia, e poi andare a creare un'istanza utilizzando la classe concreta che voglio utilizzare. Quindi posso scegliere se utilizzare calcolatrice IMPL o calcolatrice IMPL Enhanced. Abbiamo visto che entrambe funzionano correttamente. Questo, se qui può sembrare poco significativo, diventa significativo quando lavoriamo, per esempio, con il framework collection, che è proprio quello su cui dobbiamo lavorare in questo periodo qui. Questo framework si compone di varie interfacce e classi concrete. E a noi per adesso interessano queste classi, ArrayList e LinkedList, che sono entrambe classi che implementano l'interfaccia list. Quindi questo meccanismo semplice che abbiamo visto adesso si ritrova anche qui, list, fornisce una serie di metodi non implementati, le classi ArrayList e LinkedList vanno a implementare list e quindi definiscono tutto il codice di metodi di list. ArrayList e LinkedList possono avere degli ulteriori metodi che magari non sono presenti in list. Questo può accadere, però sicuramente tutti i metodi che stanno dentro list li troviamo anche nel ArrayList e linked list. Quindi questo implica che una volta che io creo un'istanza di ArrayList, definendo però la variabile come di tipo list, potrò applicare su questa variabile di tipo list tutti i metodi presenti all'interno di questa interfaccia, avendo la consapevolezza che quando li richiamerò in realtà verranno usati i metodi, gli stessi metodi presenti nella classe concreta. Ok, questo è il principio. E vi stavo dicendo qual è perché fare tutto ciò? Beh,
Sempre il principio è quello di cercare di scrivere dei programmi che non debbano subire modifiche sostanziali quando noi decidiamo di cambiare implementazione. Per esempio, ArrayList e Linked List sono due classi che dal punto di vista dell'interfaccia pubblica presentano più o meno gli stessi metodi, più o meno. Comunque tutti quelli dell'interfaccia list. Ma il modo in cui sono realizzate queste due classi dagli sviluppatori Java sono diverse, perché la classe ArrayList è una classe che si basa su un tipo di dato strutturato array. Quindi gli ArrayList sono realizzati con gli array. Le linked list sono realizzate invece con le liste linkate. Non so se ve l'avevo già detto, questo ve l'avevo già fatto vedere. L'array è una struttura che consente un accesso costante ai dati indipendentemente dalla loro posizione, quindi è adatta per quei programmi dove ci sono magari tanti dati, però noi non facciamo molte operazioni di aggiunte o eliminazioni di questi dati, ma andiamo soprattutto a accedere ad essi ed eventualmente leggerli o modificarli. Mentre la linked list è più vantaggiosa se non tanto per l'accesso ai dati, perché l'accesso è sequenziale, si parte sempre dal primo della lista e si va in sequenza, quindi quando ci sono tanti dati è ovvio che l'accesso, il tempo di accesso è dipendente, cresce con l'aumento del numero di elementi. Quindi diciamo direttamente proporzionale, no, al numero di elementi, mentre è decisamente più indicata la linked list quando ci sono tante operazioni di aggiunta e rimozione di dati all'interno di questa collezione. Quindi, sulla base appunto delle esigenze di chi scrive un programma, io uso variabili di tipo list e poi decido se mi conviene usare l'implementazione con ArrayList o con Linked List e posso anche cambiarla, tanto il mio programma non cambia, proprio perché sto usando dati di tipo list. Inoltre, devo anche aggiungere una cosa importante perché io vi ho detto in modo impreciso che una interfaccia è un tipo di dato astratto che contiene solo metodi non implementati, privi di implementazione, astratti. In realtà, dalla versione 8 di Java, versione molto molto importante perché a partire dalla versione 8 è praticamente stata fatta proprio una modifica nel linguaggio di programmazione. Sono state aggiunte molte cose e si è sviluppata anche tutta la parte di programmazione funzionale che noi quest'anno vedremo, almeno un pochino lo vediamo. Quindi, a partire dalla versione 8, le interfacce non è vero che contengono solo più metodi non implementati, ma possono contenere metodi di default, proprio dichiarati con la parola chiave default, che hanno un'implementazione di default, questa implementazione, quindi quei metodi possono essere richiamati, hanno già un codice, che noi possiamo però ridefinire nelle classi che implementano quell'interfaccia. Oppure abbiamo dei metodi, possiamo avere di trovare dei metodi statici, quindi quelli che si richiamano scrivendo nome dell'interfaccia, appunto nome del metodo, e hanno un'implementazione che però non può essere sovrascritta, quindi non è possibile andare a ridefinire un metodo statico dentro la sottoclasse, ovviamente. Dentro, scusate, non la sottoclasse, la classe che implementa l'interfaccia. Poi c'è un caso particolare di interfacce che sono le interfacce funzionali, che sono state anch'esse introdotte a partire dalla versione Java 8, che vengono utilizzate per la programmazione funzionale, sono delle interfacce che hanno un solo metodo astratto. Possono avere più metodi statici o di default, ma di metodi astratti ce n'è solo uno. Queste si chiamano interfacce funzionali, vedremo poi a cosa servono. La programmazione generica.
Cosa vuol dire programmazione generica? Inizialmente si faceva utilizzando la classe più generica che c'è, la classe Object. Prima di Java 5, quindi stiamo parlando di tanti anni fa, si usava appunto la classe Object per rappresentare oggetti generici. In questo caso si parla di tipo row type. Da Java 5 in poi sono stati invece introdotti tipi parametrici, che si vengono anche chiamati generics. E è necessario almeno introdurre questo concetto perché tutte le classi del framework Collections sono classi parametriche, anche le interfacce. E allora bisogna capire cos'è questo essere parametrici. Guardate questo esempio. Qua abbiamo una classe che si chiama Dynamic Array, ha una costante capacity di valore 2, che rappresenta la capacità, cioè il numero di elementi contenuti che possono essere contenuti all'interno. Poi abbiamo una variabile intera, last element index, che è l'indice dove possiamo andare ad inserire, inizialmente sarà all'inizio, poi se inseriamo il primo elemento si sposterà a destra e così via. Ecco, poi se noi vogliamo poter inserire all'interno di questo Dynamic Array qualunque oggetto, cioè possiamo metterci dentro qualunque oggetto. Dobbiamo crearlo, questo è il modo in cui si crea un array, l'abbiamo già rivisto, no? Dobbiamo creare un array di object. Vi ricordate la dichiarazione di un array? In Java si fa scrivendo il tipo di elementi contenuti, il tipo base, parentesi quadre, nome della variabile uguale new, poi di nuovo il nome del tipo e poi tra parentesi quadrate la dimensione effettiva, quindi in questo caso 2. Quindi questo mi crea un array di contenenti al massimo due oggetti di tipo, quindi due istanze di object. Poi guardate questo metodo, supponiamo che questo metodo add inserisca un elemento, questo elemento passato come parametro, al fondo di questo array. Okay? Se non c'è posto, raddoppia la dimensione dell'array. Okay? Poi abbiamo un altro metodo, il metodo get, con parametro un indice intero, che ci restituisce l'elemento che si trova a un certo indice. Però questo crea un po' di problemi. Ora, creo un'istanza di questo dynamic array, la chiamo list, e utilizzo il costruttore di default della classe per creare l'istanza. Quindi questa istanza di dynamic array si chiama list. Ora, inserisco dei nomi di città, visto che è un array di oggetti, posso inserire qualunque cosa, inserisco delle stringhe che sono oggetti. Inserisco Torino, Roma e Milano dentro questo array, dentro la lista. Quindi scriverò list.add, perché add ce l'ho qua, è questo metodo qua, list.add, poi new string Torino, quindi mi crea la stringa Torino, poi la prende e la aggiunge alla lista al fondo, sarà il primo elemento. Fa la stessa cosa con Roma, l'aggiunge dopo Torino, poi con Milano l'aggiunge dopo Milano. Si aumenta la sua dimensione dinamicamente quando l'array e ha superato la sua capacità iniziale, quindi tutto funziona correttamente. Poi a un certo punto voglio stampare l'elemento che si trova nella posizione 0, è Torino, è la stringa Torino. Quindi stampo list.get0, okay, e assegno ad una variabile di tipo stringa l'elemento estratto. Ecco qua. Incontro il primo problema. Incontro il primo problema perché gli elementi contenuti in questa lista non sono stringhe, ma io le ho dichiarati come oggetti. Questo è un array di object. Object, se vogliamo pensarla in termini di più grande e più piccole, più grande di stringhe. Ok? Un po' come dire i double sono più grandi degli int. Quindi io non posso fare una cosa del genere, in realtà non è una questione di grandezza, però non posso andare a mettere
un elemento di tipo object, che quindi sarebbe un double, dentro a una variabile di tipo string che possiamo pensarla come intero, ma cercate di capirmi, non c'entra niente, no? È solo per far capire qual è la problematica. Non posso, l'oggetto, non posso metterlo dentro una variabile di tipo stringa, nonostante l'elemento sia una stringa, perché il compilatore non me lo lascia fare. Quindi mi segnala questo errore: type mismatch cannot convert from object to string. Non posso convertire da object a stringa. Allora, cosa posso fare? Devo andare a segnare, quindi a estrarre il mio elemento in prima posizione e metterlo dentro una variabile di tipo object, object city, oppure fare un downcast. Quindi quando estraggo l'elemento dalla lista, ci metto davanti tra parentesi tonde string, in modo tale da convertire questo in una stringa, cosa possibile. Si diventa di tipo stringa, lo posso assegnare. Vediamo un altro tipo di problema, eh? Quindi sempre un altro test. Di nuovo creiamo la lista, aggiungiamo Torino, aggiungiamo Taormina, aggiungiamo Napoli, poi aggiungiamo 100. 100 però non è una stringa, 100. Allora, il compilatore mi dà errore? Non mi dà errore perché? Perché l'array è un array di object, quindi questo 100 viene trasformato in un oggetto della classe integer, ed è possibile inserirlo dentro un array di object. Quindi dentro lo stesso array abbiamo tre stringhe e un intero. Ora voglio stampare tutte le città i cui nomi iniziano con T. Quindi faccio un ciclo. Vado con l'indice che parto con l'indice I che vale 0, vado avanti fino alla fine non tanto della lista quanto fino all'ultimo elemento inserito, questo get last element index, poi incremento I, quindi faccio un normalissimo for, prendo il primo elemento, I varrà 0 all'inizio, lo estraggo con get. Lo trasformo in stringa perché abbiamo visto prima che devo convertirlo in stringa e lo assegno a city. Poi, fatto questo, voglio andare a verificare se il primo carattere di questa città è T, perché se è T lo dovrò produrre in output, farne qualcosa. Se è diversa da T, l'iniziale non è T, non lo consiglio, cioè non mi interessa, perché voglio solo le città i cui nomi iniziano con T. Per poter andare a prendere il primo carattere di una stringa devo usare il metodo char at della classe string. Quindi devo applicare a questa istanza city il metodo char at con indice 0 che mi prende il carattere nella posizione 0, cioè il primo carattere della stringa. E vado a vedere se è uguale a t. E tutto funziona bene, quindi verranno prese in considerazione Torino e Taormina, Napoli verrà esclusa perché inizia con N. Però quando arriviamo qui abbiamo questo 100, ok? Allora ottengo un errore, però non più in fase di compilazione, in fase di esecuzione. Durante l'esecuzione ottengo l'errore class cast exception, perché non posso convertire un numero, utilizzando stringa, ok? Ma anche se si potesse fare, otterrei poi un errore dopo, perché non avendo una stringa non posso applicare il metodo char at 0. Quindi cosa dovrei fare? Dovrei chiedermi quello che è contenuto, l'elemento estratto è una stringa? Sì, se è una stringa allora vado a vedere se il primo carattere è T, eccetera, eccetera, altrimenti passo oltre. Devo sempre introdurre dei controlli aggiuntivi. Quindi vabbè, qua mostra una prima possibile soluzione che è quella che vi ho già detto io. Estraggo l'elemento e uso questo operatore, instance of, che mi dice se questo elemento è istanza di della classe che scrivo qua a fianco, in questo caso string.
Se è una stringa, allora faccio tutte le varie operazioni, no? Estraggo l'elemento, cioè lo prendo, lo converto in stringa, lo assegno a siti, vado a vedere se il primo carattere è T, se il primo carattere è T, allora lo stappo. Altrimenti scriverò, quindi se non è un'istanza di stringa, scriverò che l'elemento non è una città. Si può fare, ma certo che si può fare, ma quanto codice devo scrivere? Tanto, tanto codice. Quando più codice si scrive, più si sbaglia. Viene definito boilerplate code. C'è una soluzione? Sì, i tipi parametrici. Allora, invece di definire il mio dynamic array come un array di oggetti, definisco una classe, però vicino ci metto tra le parentesi angolari una lettera come in questo caso una E. Di solito si usa una lettera maiuscola che poi vediamo, c'è cioè un elenco di lettere che si usano normalmente. E sta per element, sta a indicare il tipo degli elementi contenuti dentro l'array dinamico. Cioè significa che questa classe io la definisco come parametrica, quindi chi la userà potrà metterci dentro qualunque oggetto, però solo quello, cioè o solo stringhe. Questo è, rappresenta il tipo contenuto, quindi o solo stringhe, o solo integer, o solo oggetti, altri tipi di oggetti. Quindi il mio dynamic array si compone pertanto, cioè vado a modificare, se guardate il codice, fate il confronto con il codice iniziale, qua c'era object, invece adesso c'è E. Ecco, quando poi creo il mio array, cioè quando faccio il test e devo creare l'array concretamente, quello era solo una definizione del tipo di dato, allora deciderò cosa contiene il mio array e al posto della E vado a mettere il tipo. Cosa succede? Che a questo punto il compilatore non mi permette di inserire dentro questo array dei numeri. Se cerco di inserire un numero mi dà errore, il compilatore, non in fase di esecuzione, ed è molto meglio correggere gli errori in fase di compilazione che in fase di esecuzione. Ecco qua, se faccio questa operazione, quindi se cerco di aggiungere 100 a un array dove ho messo che il tipo base è string, il compilatore mi dà errore. E mi dice appunto che non posso farlo e quindi devo correggere. Per cui non viene generato errore runtime perché non ci saranno mai situazioni come queste. Ecco cosa servono le classi parametriche. Interessante sapere che poi tutto questo alla fine serve a ben poco perché la JavaVirt, il compilatore, dopo aver fatto tutto sto controllo, trasforma di nuovo tutto in object. Ma a quel punto non è un problema perché a quel punto gli errori non ci sono più. Quindi capite che serve solo per controllare gli errori di tipo semantico sui tipi. E la Java Virtual Machine quindi non lavorerà mai con i tipi parametrici, ma sempre con la programmazione generica originale, quella fatta con gli object. Ecco, quali sono le convenzioni sui nomi dei parametri? Di solito T è usato per indicare una classe o un'interfaccia. S, perché se T è già in uso dobbiamo usare un'altra lettera, E per indicare un elemento si usa molto nelle collection, appunto nelle collezioni Java, K se vedremo con le mappe indica una chiave e V un valore, si usano tipicamente nelle mappe, e poi N per rappresentare un numero. Generici, quindi che abbiamo visto fino adesso, possono anche essere ulteriormente estremizzati con i tipi unknown. Cioè io potrei creare una lista con tipo parametrico punto interrogativo, che vuol dire che è una lista di oggetti sconosciuti. Naturalmente, ad una lista di unknown, fatta così, posso solo aggiungere valori nulli. Però se ci sono degli elementi all'interno, li posso estrarre, li posso trattare come istanze di object. Ci sono due tipi di wildcard, ve li dico questi, non perché sia importante dal punto di vista teorico saperlo, perché uno deve poter leggere la documentazione
e nella documentazione compaiono cose così e uno se non sa interpretarle, boh. Allora potreste trovare cose fatte così. List, per esempio, list aperta, cioè minore, punto interrogativo, extends fruit. Vuol dire che il tipo degli elementi di questa lista non è noto, però sono tutti gli elementi, almeno delle istanze di Fruit. Quindi guardiamo questo schemino qua, no? Dove c'è una relazione tra le varie classi. Abbiamo la classe Product, Vegetable, se la pronuncia giusta non lo so, no, forse Vegetable. Io sto dicendo con questa scrittura che in questa lista non so esattamente cosa c'è. Ma c'è qualcosa che è almeno istanza di fruit, quindi o di fruit o di sue sottoclassi. Quindi può essere un apple, può essere un orange, può essere un fruit, non può essere né product né vegetable. Chiedo scusa per la mia pronuncia. La lista quindi può contenere solo istanze delle classi che vedete rappresentate in giallo. L'altra scrittura un po' particolare, dove invece di extends, per chi non ha mai fatto Java, extends è la parola chiave che permette di indicare che c'è una relazione di ereditarietà tra una classe e un'altra classe. Però, ripeto, questo lo dobbiamo ancora vedere, cioè riprendere. Poi super invece è l'opposto, diciamo. Questa lista contiene elementi il cui tipo non è noto. Non sappiamo, però sappiamo che sono al più, non almeno, al più istanze di fruit. Detto si capisce meglio dall'immagine, significa che dentro questa lista ci sono dei fruit oppure dei product, ma nessuna delle istanze delle altre classi. Sia data una classe contatto, le cui istanze rappresentano dei contatti telefonici. Ogni contatto ha un nome, un cognome, un numero telefonico, tutti di tipo stringa. Quindi file new project, new Java project, chiamo il progetto rubrica, brica, finisce. Non creo il modulo e vado a creare il package, chiamiamolo Pojo, che vuol dire Plain Old Java Object. E qua dentro creo la classe contatto, new class contatto, mi raccomando, C maiuscola e al singolare. Private string nome, private string cognome, private string telefono. Il numero di telefono utilizza delle cifre numeriche, ma non è un numero. Tu il numero di telefono, fai dei calcoli col numero di telefono, quindi non è un numero, è una stringa costituita da caratteri, cifre numeriche, perché le stringhe possono essere fatte con caratteri alfanumerici, cioè lo 0, l'1, 2, 3, 4 sono rappresentati come caratteri. Poi un altro discorso invece sono 0, 1, 2, 3 come interi, hanno pure una diversa rappresentazione in memoria. Poi considera anche il fatto che potrebbe essere un numero di telefono con il prefisso internazionale davanti, quindi il più 39 per l'Italia. E allora a quel punto proprio il numero non può essere. Un costruttore che riceve come parametro il nome, il cognome e il numero di telefono associati al contatto. I metodi per leggere tali valori, solo per leggere i valori, è il metodo toString che restituisce una rappresentazione testuale del contatto. Quindi vado qui, source, generate constructor using fields, poi source
generate getters and setters, e qua scelgo solo select getters. E poi toString, source generate toString. Ecco, e questa è fatta. Scrivere una classe rubrica che rappresenta una collezione di contatti. Allora, la classe memorizza i contatti per mezzo di una lista ed è dotata dei seguenti metodi. Allora, iniziamo ad andare a creare la classe rubrica, new class rubrica. Adesso il compilatore si lamenta perché intanto devo importare sia list e che da Java Util, sia ArrayList sempre da Java Util, java.util. Però si lamenta, mi dà un warning. Significa che non gli ho scritto qual è il tipo contenuto. Allora qua davanti a list metto minore, poi cosa contiene? È una lista di oggetti contatto. Allora, la classe memorizza i contatti, c'era anche scritto, per mezzo di una lista ed è dotata dei seguenti metodi. Definiamo questo metodo aggiungi contatto. Allora, il public, poi questo, vabbè, lo copio, ce l'ho già. Che aggiunge un contatto alla rubrica. Allora, qui io devo sapere, perché sto lavorando con list e ArrayList, ma mi basta usare l'interfaccia. Vado a cercarmi la documentazione dell'interfaccia list. Vado a cercarmi i metodi. Qui è semplice da capire. Abbiamo dei metodi che si chiamano add. Allora, possiamo utilizzare o il metodo add con due parametri, che aggiunge a un certo indice specificato l'elemento passato come secondo parametro, oppure possiamo usare il metodo add, questo che non ha bisogno dell'indice, perché aggiunge sempre al fondo, fa un append. Io uso, direi di usare questo, il metodo add rubrica.add, e qua scrivo new contatto, e passo il nome, il cognome e il telefono. Rimuovi contatto, che rimuove dalla rubrica il contatto associato al nome e cognome dati. Quindi intanto mi scrivo il metodo. Andiamo a vedere il remove. Però attenzione, remove abbiamo remove int index, rimuove un elemento in una certa posizione e me lo restituisce. Però io la posizione non la conosco, potrei cercarla la posizione. Oppure remove object O, rimuove la prima occorrenza dell'elemento specificato e mi restituisce vero o falso. Vero se l'ha trovato, falso se non l'ha trovato. Quindi potremmo provare ad utilizzare questo, però abbiamo un problema che qua ci dice che noi dobbiamo, questo metodo ha solo il cognome e il nome come parametri. E il telefono? Se noi all'interno abbiamo un oggetto anche col telefono e noi creiamo un'istanza del nostro contatto, solo con nome e cognome, nel telefono ci sarà null, e quando fa il confronto tra gli oggetti non li trovo uguali, perché uno contiene null e l'altro no. Lo dobbiamo scrivere noi. Cosa possiamo fare? Andiamo a vedere anche gli altri metodi, che se sono più immediati li andiamo a implementare. Vabbè, il toString lo possiamo fare. Allora, il toString, andiamo a generarlo, source generate string generate. Ci rimane ancora da fare questo metodo qua, public string cerca,
E qua adesso per non far segnalare l'errore metto return null. Come faccio a rimuovere il contatto che si trova, che scusate, che ha come nome il nome dato e come cognome il cognome dato, senza conoscere il numero di telefono? Come fareste voi? Qua bisogna usare certamente un ciclo, quindi devo cercare con questo ciclo che cosa? Prendo un contatto e vado a vedere. Il nome è uguale a questo? No. Allora vado già subito sul prossimo elemento. È uguale il nome? Sì. Guardo il cognome. È uguale il cognome? Sì. Bene, allora vuol dire che l'elemento da rimuovere è questo qua. Ora, per rimuoverlo posso usare i metodi della di list. Se non lo trovo, non succede niente, non restituisce niente, non succede niente. Invece, l'altro cerca, e anche qui più o meno la stessa cosa. Cerco, vado a vedere se esiste un contatto con quel nome e con quel cognome. Quindi, se lo trovo, faccio restituire il numero di telefono, però attenzione, è che questo cerca, ragazzi, è quello che ci serve per fare rimuovi contatto. Quindi in realtà rimuovi contatto dovrebbe andare a richiamare il metodo cerca per trovare l'oggetto, il contatto con quel nome e quel cognome e poi rimuoverlo.